Strade come torrenti in piena, tombini saltati, traffico in tilt. Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Trieste questa mattina intorno alle 9, complice anche il vento che ha contribuito a creare un effetto tempesta. Un fenomeno tutto sommato di breve durata, ma intenso, una vera bomba d'acqua in pochi minuti. Super lavoro per i vigili del fuoco e per la polizia locale, con i centralini subissati di chiamate da diverse zone della città. Tra le situazioni più critiche si segnala il sottopasso di Piazza Libertà, completamente allagato, e un albero caduto in via Capitolina, ma gli allagamenti hanno interessato anche numerose strade centrali, come Corso Italia e Le Rive. I vigili del fuoco del comando di Trieste hanno ricevuto oltre 50 chiamate di soccorso legate al maltempo in un'ora, portando a termine 25 interventi già entro le 10.30 del mattino, in campo con 5 squadre operative più una vettura con 2 funzionari incaricati, mentre il funzionario di guardia si è recato presso i locali del Tribunale cittadino per verificare delle infiltrazioni. La polizia locale invece è stata impegnata soprattutto a regolare la circolazione del traffico, in forte difficoltà anche per la velocità con cui si è manifestato l'evento. E purtroppo le previsioni meteo non sono buone per i prossimi giorni. L'OSMER annuncia fino a mercoledì l'afflusso di correnti sudoccidentali instabili che porteranno il passaggio di numerosi fronti e successivamente in quota affluiranno masse d'aria più fresca. Quindi anche domani sono previsti rovesci e temporali diffusi, anche forti, che si presenteranno a più riprese nel corso della giornata e le piogge saranno anche intense.